Sera. Buonasera, Carlo, comincia pure. Buonasera, signori. Due cose rapide. La prima, si sono viste, la famosa domanda, si sono viste tante partite nei 120 minuti. Milan inizio bene, poi un po' meno, poi ritornato. È d'accordo con me, tante partite nella stessa partita? Io credo che il Milan abbia fatto un'ottima partita e che è stato veramente un peccato non finire il primo tempo con qualche gol in più di scarto. L'abbiamo approcciata bene, l'abbiamo preparata bene, abbiamo giocato bene, abbiamo creato tanto. È vero che abbiamo commesso due disattenzioni e che ci hanno poi dopo obbligato a rincorrere l'avversario, ma è stata una delle ultime partite dove abbiamo ancora una volta creato tanto e questa volta concesso meno possibile. E poi è chiaro che ci vuole ancora più attenzione, però credo che il Milan per tutti i 120 minuti sia stata una squadra messa bene in campo, con i giusti atteggiamenti, con la giusta qualità e con la giusta intensità, quindi secondo me dobbiamo insistere su questa strada. Invece la seconda cosa ho visto... Ah no, basta. Buonasera mister, sì. La quinta vittoria consecutiva del suo Milan ed è la seconda vittoria in rimonta nel giro di 10 giorni. È questo lo step mentale che mancava più di tutti alla sua squadra, e se si può dire che il Milan sia guarito definitivamente? La squadra sta bene, la squadra ci crede, la squadra sa che comunque le partite passano attraverso delle difficoltà, ma alle difficoltà dobbiamo reagire con grande lucidità e con grande equilibrio, con la consapevolezza di avere le qualità poi di poter anche raggiungere le partite anche nel finale. Chiaro che i risultati positivi stanno aiutando e per questo dobbiamo assolutamente continuare a cercare già dalla prossima gara un altro risultato positivo. E Mina, se sarà guarito, te lo dirò a fine stagione. Noi dobbiamo pensare una partita alla volta. La prossima partita è la più importante per noi. Dobbiamo recuperare tanta energia, incontriamo l'avversario, il Verona, che sta molto bene e quindi ci sarà da soffrire anche domenica. Però se giochiamo da Mina possiamo fare la nostra figura. Prego. Mister, buonasera, sì. E complimenti per la vittoria. A un certo Grazie. Punto si è visto un bel Çalhanoğlu in mezzo al campo. Domenica non ha Bennacer, è possibile rivederlo lì? Ah, tutto è possibile, sinceramente non ho ancora pensato alle scelte che farò per domenica. Ci avevo tempo per ragionare, per preparare la partita insieme ai miei giocatori. L'importante è che la squadra non abbia mai smesso di produrre, di creare, di concludere e di essere comunque ordinata. Su questo dobbiamo assolutamente insistere. Poi le posizioni in campo di un singolo giocatore non sono così determinanti sono gli atteggiamenti della squadra, sono le lunghezze dei reparti, sono la compattezza, e oggi secondo me siamo stati una squadra messa bene in campo. Ciao Stefano, appunto tra le note positive e le note negative dell'andamento della partita, però una nota abbastanza stonata è quella di Piontek. Il ragazzo sembra aver avuto un'involuzione, anche perché ha la testa da qualche altra parte? No, la testa ce l'ha qua, se no non l'avrei fatto giocare. Credo che sia abbastanza normale per un giocatore non essere sempre in condizione ottimale. Credo avesse fatto molto bene la partita con la spalla, oggi forse non è riuscito a trovare quello spazio, quella profondità che a lui potevano servire. Grazie. Arrivederci.